Verona Cesena dal Bentegodi, Massimo Zennaro. Ci sono 11 punti di differenza tra le due squadre, per il Verona l'importante è mantenere le distanze dal Cesena, con una vittoria il discorso salvezza sarebbe ormai praticamente chiuso, ma il Cesena non può di sicuro permettersi di lasciarsi staccare dalla quart'ultima l'Atalanta, in attesa della sfida che il Cesena vorrebbe fosse decisiva il 30 aprile in casa contro i bergamaschi. Insomma, lecito attendersi una di quelle partite più tattiche che spettacolari, ma l'Hellas ha dimostrato più volte di essere una squadra davvero imprevedibile. Formazioni 4-3-3 per il Verona, con Mandorlini che cambia molto soprattutto in difesa a centrocampo, Benussi tra i pali, difesa 4 con Pisano, Moras, Guillermo, Rodriguez e Brivio, poi tre di centrocampo che sono Sala, Greco e Alfredson, le tre punte Gomez, Toni e Jankovic. Il Cesena dovrebbe schierarsi con il 3-4-1-2 con le ali in porta, la difesa composta da Capelli, Krainc e Lucchini, a centrocampo Perico, Giorgi, De Feudis e Pulzetti, il trequartista è Brienza, la coppia d'attacco De Frel e Djuric, arbitra Orsato di Schio, gli assistenti sono Preti e La Rocca, quarto uomo Vivenzi, arbitri addizionali Baraccani e Gersini, riflettori già accesi, c'è un forte vento trasversale, fa abbastanza freddo, il cielo è grigio, il terreno di gioco è un po' appesantito, circa 15.000 gli spettatori con un centinaio di sostenitori ospiti. Partita iniziata da 30 secondi, linea allo studio. Verona in avvantaggio al terzo minuto, Luca Toni, Verona 1, Cesena 0, a te. Adesso siamo all'ottavo minuto, Sassuolo 0, Chievo 0, Verona, dove si è già segnato. Sì, 6 minuti e mezzo, Verona 1, Cesena 0, ma la prima azione pericolosa è stata del Cesena con De Frel, che è arrivato fino sul fondo approfittando da un'incertezza del portiere Benussi, che aveva finto di andare in uscita. De Frel ha messo palla in mezzo, la deviazione di Alfredson con il pallone che ha toccato la traversa sul ribaltamento di fronte, molto bravo Jankovic a mettere un pallone basso verso il primo palo, dove è arrivato in corsa Toni, che ha anticipato Capelli e ha messo il pallone in rete, nonostante il tentativo di parata di Leali, che ha anche toccato il pallone poco dopo. Ancora Toni, questa volta su un cross da sempre da destra di Pisano, è andato bene allo stacco nonostante la marcatura del centrale del Cesena e ha toccato di testa mettendo fuori di mezzo metro. 7 minuti e mezzo, Hellas Verona 1, Cesena 0, studio. 29 minuti giocati, un altro angolo, palla in mezzo, l'uscita in presa alta sicura di Leali, dicevo 29 minuti, il Verona ancora in vantaggio sul Cesena su 1-0, partita divertente, gioca bene il Verona ma non sta giocando male nemmeno il Cesena, che visto quello che sta succedendo a Bergamo può continuare a credere nella rimonta dei confronti dell'Atalanta. L'importante sarebbe oggi per la squadra di Carlo, due uomini del Verona a terra, sentite la protesta del pubblico e dei giocatori veronesi. Lazio in vantaggio, Klose alla mezz'ora, Cagliari 0, Lazio 1, Verona. Sì, dicevo, la protesta sta continuando ancora. Gomez, gran gol di Gomez da dentro l'area verso il secondo palo, palla a girare e pallone che è finito sotto l'incrocio dei pali, è finito dietro le spalle di Leali, quindi al 30° minuto Verona 2, Cesena 0, le reti al terzo di Toni, al 30° di Gomez. Linea Riccardo Cucchi allo studio. Qui 44 minuti e mezzo, Verona 2, Cesena 0, calato un po' il... Scusami, il pareggio del Parma, siamo giunti al 44esimo, Inter 1, Parma 1, l'autore della rete Lila. Sì, dicevo, è calato un po' il ritmo della partita, anche se il Verona si è fatto di nuovo pericoloso, sempre di destra, sempre su un pallone alto per la testa di Toni, la girata bella del centravanti del Verona, ancora il Verona, ancora in gol il Verona 3-0, questa volta Jankovic, ma il gol è stato annullato perché probabilmente c'è stato un fallo di Toni, che aveva protetto il pallone con il corpo, aveva dato bene palla Jankovic in area, il tiro di Jankovic era andato in rete, però c'era stato probabilmente un fallo di Toni sul suo marcatore, quindi il risultato non cambia. 45 minuti e 20, sono 2 minuti di recupero, Verona 2, Cesena 0, linea allo studio. Il
terzo gol del Verona, la rete di Toni al 17° minuto, anche questo un gol capolavoro. Verona 3, Cesena 0. 23 minuti e mezzo, Verona 3, Cesena 0, il gol del Verona, il terzo gol del Verona al 17° in contropiede. Jankovic è andato via sulla destra, la palla in mezzo per la girata al volo di Toni, gran botta di destro sotto la traversa, immenso Luca Toni che con 35 reti ha raggiunto Emiliano Mascetti, miglior marcatore dell'Hellas in Serie A, e davvero con un gol molto 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 bello. Il Cesena sembra non arrendersi, subito la reazione di De Frella da dentro l'area con la respinta di Benussi, e pochi secondi fa ci ha provato anche Djuric da fuori area, il pallone è finito fuori di poco. Una sostituzione anche nell'Hellas, fuori Alfredson, dentro Obadi. 24 minuti e 20, Verona 3, Cesena 0. Studio 27esimo, Atalanta il gol, 0, scusami, 2. Scusami, il gol del Cesena ha segnato Carbonero al 25esimo, Verona 3, Cesena 1. Felipe tra gli applausi del pubblico del Meazza. Il secondo gol del Cesena al 32esimo minuto, Brienza, Verona 2-3, scusate, Cesena 2, partita riaperta. Eh sì, davvero tantissime le emozioni, siamo al 33esimo, il risultato è Verona 3, Cesena 2, la squadra di Di Carlo non molla, grandissima reazione al 26esimo, un gol davvero molto bello anche questo di Carbonero da fuori area, il pallone colpito con l'esterno del piede destro, si è infilata sotto l'incrocio dei pali, Benussi non ha potuto farci davvero nulla, e poi pochi istanti fa al 31esimo una punizione dai 22-23 metri di Brienza, calciata molto molto bene, anche questa è finita dentro lo stesso incrocio dei pali, imparabile anche questa per Benussi, che però in questa occasione forse si è mosso con qualche frazione di secondo di ritardo. In ogni caso il Cesena ha riaperto la partita, siamo arrivati al 34esimo, Verona 3, Cesena 2. Studio di Sporchiello che si riscatta il pareggio del Cesena al 36esimo minuto, Succi appena entrato ha messo il pallone in rete, 36esimo, Verona 3, Cesena 3. A te. E qui siamo al 40esimo, il contropiede del Verona, Jankovic non riesce a passare il pallone a Luca Toni e riparte il Cesena. Cesena che adesso dimostra di credere, di volere addirittura i tre punti, ha recuperato tre reti in meno di 10 minuti, la terza una palla recuperata di forza a metà campo in profondità per Succi, che al volo di prima intenzione stava cadendo e ha messo il pallone nell'angolino più lontano, e battuto per la terza volta Benussi. Davvero una partita incredibile, il Verona era avanti 3-0 al 25esimo e in 10 minuti il Cesena ha recuperato, adesso il Cesena è tutto in avanti alla ricerca di questi tre punti, davvero sarebbero fondamentali, ma già un punto, una lunghezza permetterebbe alla squadra di Carlo di recuperare un punto importante per la salvezza. Siamo al 40esimo minuto, tenta di ripartire il Verona, azione chiusa, 40esimo, Verona 3, Cesena 3. Linea allo studio. Folla sarà una... è finita, scusami Bisantis, è finita Verona 3, Cesena 3, a te. Verona-Cesena, Massimo Zannaro. Sì, la Cesena sotto di tre reti a metà del secondo tempo ha saputo rimanere in partita e non si è battuta, alla fine è andata a festeggiare sotto la sua curva con i 200 tifosi arrivati qui al Bentegodi. Una partita incredibile, il Verona sul 2-0 facile già nel primo tempo, i gol di Toni al terzo, raddoppio di Gomez al 30esimo, al 17esimo della ripresa ancora Toni con una splendida girata e partita che sembrava chiusa, e invece la squadra di Di Carlo non ha mollato, prima al 26esimo Carbonero con un gran tiro dal limite, poi Brienza su punizione al 31esimo e il 3-3 di Succi al 36esimo. Verona che spreca il match ball salvezza, mentre il Cesena non vuole proprio mollare e dimostra che se la giocherà fino all'ultimo secondo. Ricordo il risultato al Bentegodi, Sella Verona 3, Cesena 3. Studio.